Direttiva Green, è in arrivo un piano di intervento italiano per incentivare gli interventi di riqualificazione energetica del nostro patrimonio edilizio. Come sapete, negli ultimi mesi si è discusso tanto di questa famosa Direttiva Green. Direttiva Green che in un primo momento aveva spaventato tantissimo perché in una prima bozza veniva richiesto il raggiungimento di determinate classi energetiche per gli edifici, si parlava addirittura per una prima fase gli edifici dovessero essere almeno in classe E e poi in classe D. Entro il 2030 si parlava in classe E e entro il 2033 in classe D, pena l'impossibilità di compravendere o addirittura locare gli immobili. Questo ovviamente ha generato un pochino il panico, anche perché vi ricordo, noi viviamo in un paese in cui la maggior parte del patrimonio edilizio, oltre il 60% delle abitazioni, è in classe F e in classe G, quindi chiaramente una normativa di questo tipo avrebbe determinato tantissime problematiche e ovviamente un allarme generale, una rincorsa a raggiungere assolutamente una classe energetica migliore. Detto questo, in realtà quello che sta arrivando è una direttiva diversa in cui l'Europa non impone il raggiungimento di una determinata classe energetica sugli immobili, ma dice ad ogni paese di adottare un piano di intervento nazionale che tenga conto di quelle che sono le caratteristiche del patrimonio edilizio appunto del paese in questione, imponendo il raggiungimento di determinati obiettivi, quindi riduzione dell'impatto diciamo dei consumi e diciamo dell'impatto che il riscaldare o comunque la gestione da un punto di vista energetico di un immobile comporta a livello di appunto impatto climatico. Detto questo, stiamo arrivando ad un punto, diciamo, cruciale. Prossimamente la direttiva verrà recepita e quindi poi ogni paese dovrà predisporre un piano di intervento nazionale. Chiaramente l'argomento è molto importante perché incide, un elemento fondamentale, soprattutto nel nostro paese, che è la casa, per cui ho ritenuto opportuno pubblicarne un video in merito in cui voglio proprio riportare quello che sta per accadere nel nostro paese. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online e nel link in descrizione troverai tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. Come detto, entro metà del mese di aprile, quindi parliamo di veramente poco, poco più di 2 settimane, dovrebbe arrivare l'approvazione ufficiale da parte del Consiglio europeo sulla direttiva Green. Da lì, una volta che questo verrà anche pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ogni paese dovrà predisporre un piano di intervento nazionale che deve essere presentato entro il 2025. Quindi, diciamo nel corso del prossimo anno, e quindi l'Italia dovrà dire sostanzialmente come vuole intervenire sul patrimonio edilizio del nostro paese per poter mettersi in linea con quelli che sono gli obiettivi che verranno fissati dall'Unione Europea. Ricordiamo che l'Europa che cosa ci chiede con questa direttiva Green? Ci chiede una riduzione del 16% dei consumi energetici per gli edifici entro il 2030 e questa quota del 16% deve arrivare al 20-22% entro il 2035. Inoltre, un'altra cosa molto importante, la direttiva Green richiede che a partire dal 2028 gli edifici di nuova costruzione, gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere tutti ad impatto zero da un punto di vista energetico e a partire dal 2030 anche gli edifici privati dovranno essere in punto a impatto zero. Quindi, che cosa significa questo? Questo significa che se da un lato è vero che l'Europa non ci dice che gli edifici devono raggiungere una determinata classe, cioè obbligatoriamente la classe E o la classe D, pena l'impossibilità di compravenderli, però sta dicendo al nostro paese che serve una riduzione dei consumi da un punto di vista energetico e considerando che, come ho detto prima,
Il nostro paese ha un patrimonio edilizio in cui oltre il 60% si trova in classe F e in classe G. Capite bene che per raggiungere queste riduzioni nei consumi entro il 2030 del 16% e poi per il 2035 del 20-22%, è chiaro che bisogna prevedere una serie, un sistema diciamo, di interventi di riduzione dei consumi su molti immobili. Quindi bisogna avere un programma che vada un po' a lunga scadenza, da qui al 2035, in cui si migliora lo stato del nostro patrimonio edilizio da un punto di vista energetico. Ovviamente si sta già lavorando in questo senso. Ricordo che l'onorevole Mazzetti ha presentato in Question Time una richiesta al governo di come si vuole intervenire per far fronte a quello che ci viene imposto dalla direttiva Green e, diciamo, cercando di pensare anche a un sistema di incentivi che renda vantaggioso ovviamente intervenire per riqualificare da un punto di vista energetico gli immobili. Considerate che si stima che gli interventi che sarà necessario eseguire per poter raggiungere le riduzioni dei consumi previste è su oltre 5 milioni di unità abitative, quindi su oltre 5 milioni di edifici si pensa che bisognerà intervenire. È chiaro che in questo caso bisogna pensare a tutto un sistema di contributi che deve rendere vantaggioso fare un intervento di questo tipo. Allora, ovviamente, in questo quadro il governo, almeno, diciamo, a detta degli esponenti del governo, si sta già muovendo. Dicono che è già stato fatto una sorta di monitoraggio di quello che è lo stato attuale del patrimonio edilizio italiano da un punto di vista energetico, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Dopo 3 anni e mezzo di superbonus sappiamo qual è lo stato del nostro patrimonio edilizio da un punto di vista energetico e chiaramente si sta cercando di pensare a un sistema di incentivi, di finanziamenti per poter contribuire a rendere vantaggioso riqualificare da un punto di vista energetico i nostri edifici. Chiaramente una situazione di questo tipo, o comunque adottare un piano di intervento un po' a lungo raggio, darebbe sicuramente un grosso impulso, direi un nuovo impulso dopo il superbonus al mondo dell'edilizia e dell'impiantistica, perché chiaramente per migliorare l'efficienza energetica degli edifici bisogna intervenire e sull'involucro, quindi parliamo proprio della struttura, diciamo, quindi delle superfici opache degli immobili, orizzontali e verticali, ma è importante anche l'intervento sulle parti impiantistiche, quindi sull'impianto di riscaldamento piuttosto che l'impianto di raffreddamento, eccetera. Insomma, il settore impiantistico e quello delle costruzioni possono ovviamente avvantaggiarsi di questo tipo di situazione. Vedremo nelle prossime settimane quelle che saranno le azioni che il governo intende intraprendere in questo senso. Vi terrò aggiornati, per cui iscriviti al canale e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi, puoi anche decidere di abbonarti al canale. Nel frattempo, se il video ti è stato utile o ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividerlo. Ciao!